Ma io pensavo nel secondo tempo, se c'è una legge di ricompensa, cioè lo stavo appunto dicendo prima, che compensa un'annata sfortunata sotto tutti i punti di vista, dove tutti ti andava storto, ricordo a Pescara si vinceva 1-0, 2-1, Pisa, lo stesso risultato che per una piccola cosa finì per venire via senza punti. Ripeto, se c'era una legge così che ricompensa la sfortuna che abbiamo avuto, pensavo dobbiamo far gol a 3 minuti dalla fine. Detto e fatto, insomma, chiaro che non sempre è andato così. In Coppa Italia diciamo ci è andato tutto abbastanza bene, in campionato ci è andato completamente tutto storto. La storia di Gustavo Giannioni è un po' la storia degli emigranti sardi, anche se vissuto attraverso il calcio. Eh beh sì, un emigrante, io ho pieno di entusiasmo, andare fuori, nuove esperienze, dico la verità, non mi pesava per niente. Oggigiorno io scherzo, ma ci vado piano parlando qui in Sardegna, che qualche volta dico scherzando, chiaro che capisco che ci mettiamo un po' a ridere, dicevo che ero il primo extracomunitario a giocare Valpadana. Ora dirlo in Sardegna non mi vale, però la mia terra è sempre stata, anche come il mio accento, che non è cambiato per niente, eppure non ho né moglie, né figli, né nipoti che siano sardi, perché sono di fuori, né parlo il dialetto. Una volta parlavo con mia madre per telefono il sardo, lugodorese, e naturalmente poi con mio cognato, che parliamo in sardo quando telefono, quindi niente, l'esperienza allora importante, poi nelle figurine, c'erano i panini di allora, ci volevano 5 sivori per prenderne una mia Olbia, che a Olbia facevano la raccolta, non badavano neanche a sivori, guardavano le mie a cercare le mie. Quanta tristezza, quanta nostalgia, viver lontano da te, Italia mia, terra straniera, quanta malinconia. Anche perché erano pochi i calciatori sardi. Eh sì, effettivamente. Dalla Sardegna prima no, chi andava in prova da qualche parte? Eppure io quando ero Olbia sono andato in prova al Cagliari. No, avevo 20 anni, 19 anni. E il Cagliari cercava di trattare. Poi venne lì il Landini, che era quello di una squadra delle trattrici aziendale, e venne lui ad Olbia, il presidente giovane, e firmò su quanto vedevo dare, non mi ricordo, erano 2,5 milioni da allora. Questo qui un assegno e via, e andai su in Alta Italia. In Alta Italia per me era, poi venne su Podda un altro mio amico di Olbia, ed eravamo in 2 sardi, insomma. E quindi andammo avanti molto bene, molto. Cioè, poi trovammo un paesino, che quello era un paesino, ma ci azzeccammo subito perché andavamo d'accordo con tutti. Insomma, fu un'esperienza importante, perché allora come sardi poi nessuno andava mai. Poi quando ero in questo paese a Landino ho provato per la SPAL, per la Triestina che era in Serie A, per il Como. Cioè avevo delle buone richieste fino ad arrivare al Mantova, che poi fu la scalata. Ma ricordare i giocatori sardi, io che ero più vecchio di tutti gli altri che mi sono susseguiti, era che io ricordavo sempre Alessandria, che c'era l'ala sinistra Soggio, e quindi quello era un sardo sicuramente, questo prima di me, prima, e ancora Racis, che giocava nel Livorno, era proprio un cagliaritano, quindi poi di altri non se ne vedevano. La fortuna che dopo di me evidentemente un po' qualcosa si è seminato, nel senso che la Sardegna è venuta anche fuori, fino a darci quel grande campione che è stato Zola, insomma, che e non solo lui, ricordiamoci anche Piras, Virdis, c'era. Però già prima erano passati gli altri in questo frammezzo, vale a dire Tonino Congiu, Tidia, poi Serra de Migni, Savini,
tutti i sardi cominciavano a venire a assaporare anche la birra, finché il Cagliari poi venne su in là, insomma. Allora si parlò anche della Sardegna, e poi Zola diede proprio il completo dell'affermazione dei prodotti sardi, non più extracomunitari, ma sardi autentici che hanno fatto grande e come si può dire, grande e orgogliosi sempre da parte della Sardegna. Mamma, io morirò di nostalgia se non rivedo te e l'Italia mia. Grande carriera da calciatore, perché con il Mantova 3 promozioni in 4 anni, ma poi anche un Mantova che allora sfornava campioni in gran numero. Ma poi immediatamente dopo anche una brillante carriera da allenatore. Sì, periodo migliore è forse quello del Torino. Sicuramente, quello fu un'affermazione, diciamo, che io avevo già allenato il Mantova, proprio da smesso di giocare, dopo 6 mesi mi diede la squadra, andava male, io ero responsabile di tutto il settore giovanile, fui promosso allenatore in prima squadra, ci salvammo bene, poi vincemmo, andammo in Serie A. E allora sembrava che andassi alla Juventus prima, poi si faceva avanti il Torino più concretamente, e lasciai Mantova, devo dire la verità, ho fatto un mese terribile, perché pensare di abbandonare Mantova, che nella mia superbia, per me era la mia squadra il Mantova, e quindi come facevo ad andare via? I giocatori, che tanti avevano giocato con me, Micheli, Tomeazzi, tutti quelli, Ossola, mi dicevano: ma Gianni, ma non vuoi andare al Torino? Se devi fare l'allenatore ci devi andare. Mi chiamavano Gianni a Mantova. Infatti allora, ma non c'è, come fai? Non sapevo se andarci o non andarci, come fai? E poi decisi via di avventure qui. C'era maggiore legame con la maglia rispetto a questi tempi, insomma, effettivamente si sentiva addosso. Allora era molto più sentito, ma è come si fa oggigiorno. Non hai appena firmato con uno che arriva un altro che ti porta via, vieni qua, ti offro di più, tutto. Tutta una cosa diversa, attaccava in talamante. Io ne sono ancora orgoglioso, sono quello che ho fatto più partite nel Mantova come giocatore, quindi è chiaro che è un legame forte che mi unisce, ci vivo a Mantova e ci sto bene. Con questo non vuol dire che dimentico la Sardegna, perché appena posso i 3 mesi sono fatti qui, poi c'è San Simplicio, poi c'è Pasqua, poi ci sono delle... Prima ancora c'era mia madre a gennaio, non venivo solo per i ricci, per le secche di gennaio, ma venivo perché c'era mia madre, quindi al suo compleanno il 22 gennaio io dovevo essere presente, anche se ci stavo un giorno solo, ma prendevo l'aereo se dovevo e dovevo venire da mia madre. Quindi.